Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche d'estate. Io lo so che state tutti impazientemente aspettando Super Mario Bros. Wonder, ma da qui a ottobre la strada è ancora lunga e, contrariamente a quanto si pensa, agosto e settembre saranno ricchi, anzi ricchissimi, di uscite da prendere in considerazione. Perché, come ci ha insegnato proprio in questi giorni Pikmin 4, non esistono solo i AAA e i titoloni strattesi, ma molto spesso le più belle soddisfazioni arrivano da quei titoli meno conosciuti o da produzioni a piccolo o medio budget. Quindi ho pensato di farvi una lista di titoli da tenere d'occhio nelle prossime settimane, in particolare per quanto riguarda le edizioni fisiche, perché ci sono delle cosette da non farsi sfuggire. Come al solito vi aspetto nei commenti se avete qualcos'altro da segnalare e magari fatemi sapere anche se avete già degli acquisti programmati. Per tenere traccia di tutte le offerte e i pre-order del momento vi ricordo il gruppo Telegram delle offerte Poracce, che potremmo definire un po' l'avamposto principale della conquista non violenta di internet.poro e della fondazione del Poroverso. Dai, su, entrate pure là. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Per evitare di fare confusione ho deciso di seguire un ordine cronologico e si parte da subito, proprio da questa settimana, perché il prossimo venerdì 28 luglio uscirà Disney Illusion Island. Appena questo gioco è stato annunciato, lo stile grafico mi ha catturato e ho pensato potesse trattarsi del degno erede dei giochi di Topolino dell'era 16-bit, e chi all'epoca ha giocato a Castle of Illusion o Magical Quest sa esattamente a cosa mi riferisco. Invece, preview dopo preview, salta fuori che si tratta di un platform, ma che prende molto dal mondo dei Metroidvania, offrendo una mappa intricata e con le varie zone interconnesse tra di loro. Gli sviluppatori, gli stessi che hanno lavorato al reboot di Battletoads, affermano di essersi concentrati poco sul combattimento e tanto sul sistema di movimento, prendendo come punto di riferimento non solo i classici di Topolino, ma anche il recentissimo Rayman Legends. Il che fa ben sperare. L'avventura di Illusion Island potrà essere portata avanti fino a 4 giocatori con la possibilità di uscire e entrare a piacimento. Per carità, bisogna aspettare le recensioni, ma il prezzo quasi budget unito alle promesse in fase di presentazione mi fanno ben sperare per questo bel platform. E poi dai, lo stile grafico è bellissimo. Andiamo invece a colpo sicuro con Tunic, in arrivo l'11 agosto. Andiamo sul sicuro perché in realtà si tratta di un titolo uscito l'anno scorso e vi ricorderete che io l'ho messo in cima a ipoti, ovvero la top 10 dei miei Game of the Year. L'11 agosto però uscirà finalmente una versione fisica di questo capolavoro indie che trae fortemente ispirazione dai primi The Legend of Zelda, e questa versione su cartuccia promette di essere una vera bomba a un prezzo quasi budget. Infatti conterrà, oltre al gioco, anche una copia a grandezza naturale del manuale di istruzioni, che è un po' il protagonista di tutta quanta l'avventura, una mini guida, e credetemi ne avrete bisogno, e anche un mini poster. Io l'ho già preordinato da mesi. E quest'estate sarà una vera e propria goduria per gli amanti dei Metroidvania, perché zitto zitto, il 29 agosto uscirà il seguito di Blasphemous, un titolo che quando fu pubblicato nel 2019 fece parlare molto di sé, principalmente per la sua incredibile pixel art, tanto per la sua estetica grottesca quanto violenta, ma soprattutto per una difficoltà brutale. E il secondo capitolo promette di essere tutto questo e anche di più, grazie all'introduzione di ben 3 armi principali differenti, ognuna delle quali non solo offrirà un diverso approccio al combattimento, ma anche differenti abilità di esplorazione. La preview di IGN parla chiaro: Blasphemous 2 è ora un Metroidvania tanto quanto è un Souls-like. Insomma, se l'assenza di combattimento in Illusion Island vi ha fatto storcere il naso, beh, Blasphemous 2 ve lo riaddrizzerà a son di mazzate. Salutiamo con tristezza agosto con uno degli arrivi più silenziosi degli ultimi anni, ma non per questo da sottovalutare. Ormai avevo perso le speranze, ma finalmente il prossimo 29 agosto uscirà Sea of Stars, il prequel di The Messenger che però stravolge completamente il gameplay. Infatti Sea of Stars non sarà più un ibrido tra un platform e un Metroidvania, ma un JRPG classico a tutti gli effetti, che prende palesemente ispirazione da quello che possiamo identificare come uno dei migliori giochi di sempre, Chrono Trigger. E no, non sto esagerando. È veramente assurdo che questa uscita stia passando così in sordina, ma vi do 2 motivi per cui non avete scuse per non prenderlo al day one. Intanto potete provare una demo disponibile anche su eShop, così potete già farvi un'idea preliminare sul gameplay. E poi vi segnalo che il titolo sarà presente dal day one su Game Pass. Quindi, se ancora siete incerti se questo gioco possa fare per voi o meno, andate di Game Pass e passa la paura.
Settembre invece sarà un altro mese di importantissime release fisiche e il 15 sarà il turno di Baten Kaitos 1 e 2 HD Remaster. Due hidden gem dell'era GameCube tornano in una versione rivista e corretta che speriamo qualitativamente sia all'altezza delle aspettative. Ma visto che c'è Bandai Namco di mezzo, dopo lo scempio fatto con Tales of Symphonia, io non lo darei per scontato. Però sulla carta si tratta di una collection molto importante, e adesso vi spiego perché, e intanto vi segnalo quali sono i miglioramenti promessi. Oltre alla grafica in Full HD e texture portate in alta definizione, avremo anche i classici upgrade pensati per i JRPG, ovvero disattivare gli scontri, battaglie automatiche, l'autosave e lo skip delle cutscene. Inoltre, per la prima volta, Origins, il secondo capitolo, che in realtà è un prequel, arriverà in Europa. Insomma, si tratta di un'occasione abbastanza epocale. Attenzione però, il primo titolo avrà i sottotitoli anche in italiano, mentre il secondo solo in inglese. E so che questa è una caratteristica che probabilmente deluderà tantissimi di voi. Anche in questo caso, seppur la tentazione di riscoprire questo titolo che hanno giocato in pochissimi sia molto alta, vi esorto ad aspettare le recensioni invece di andare subito di pre-order. Appena possibile, anche io cercherò di dirvi la mia su questa collection. E sempre a tema GameCube, ma questa volta molto più a cuor leggero, il 22 settembre arriverà l'edizione fisica dei primi due Pikmin, a un prezzo non budget, ma che non è neanche un full price, e per due titoli, anche se vecchiotti, secondo me ci può stare. I giochi sono usciti in digitale appena annunciati durante l'ultimo Direct, e proprio come è accaduto per la remaster di Prime, con qualche mese di ritardo arrivano finalmente su cartuccia. Inutile dirvi che questo per me è un altro acquisto da fare obbligatoriamente, non solo perché si tratta di un buon porting, che si limita a dare un'aggiustata grafica ai due giochi, ma anche perché dal suo successo dipendono secondo me parecchie cose. Da una parte bisogna dimostrare a Nintendo l'interesse dietro a questo brand, e dall'altra magari delle vendite incoraggianti potrebbero spingere la grande N a valutare altre remaster GameCube. In fondo l'emulatore proprietario l'hanno sviluppato, qualche titolo l'hanno già portato, e dai, non fermatevi, dateci F-Zero, Mario Kart e compagnia bella. Dai su, fatemi felice. Ma fermi tutti, sempre il 22 è il turno di un altro 2, questa volta tutto italiano. Uscirà infatti il secondo capitolo di Slaps and Beans, il picchiaduro a scorrimento che omaggia la vita e la storia cinematografica di Bud Spencer e Terence Hill. Il primo capitolo, seppur imperfetto, è stata una delle sorprese più interessanti degli ultimi anni nel panorama indie italiano, e Trinity Team promette di espandere e perfezionare un concept vincente, con l'aggiunta di nuovi minigiochi, addirittura con una modalità party game fino a 4 giocatori, un gameplay perfezionato e tanto, tanto citazionismo. E poi l'edizione fisica avrà anche un mini artbook, la copertina reversibile e un poster del film, il tutto a un prezzo contenuto. Bellissimo! E chiudiamo settembre con l'evento dell'anno. Ok, sarà il solito uguale FIFA e il cambio di nome probabilmente porterà ben poche novità a livello di gameplay, ma la prima edizione di EA Sports FC porterà con sé una piccola grande rivoluzione interna. Il gioco arriverà su Switch in una versione sì downgradata graficamente, e ci mancherebbe altro, ma che non avrà mancanze, almeno così si spera, a livello contenutistico rispetto alle altre console. Sono finite le Legacy Edition e le versioni castrate, finalmente l'utenza Nintendo verrà trattata al pari dei giocatori PlayStation, PC e Xbox, e io vi aspetto nei commenti per sapere se tra di voi c'è qualche impavido che andrà di day one su Switch per quanto riguarda EA Sports FC. Anzi, FC. E queste poracci erano le mie segnalazioni per i prossimi mesi, ma tenetevi forte perché da ottobre in poi succederà veramente il finimondo. In particolare nella settimana tra il 16 e il 22 ci sarà veramente da piangere. Senza contare poi che un eventuale direct di settembre potrebbe effettivamente aggiungere altro da tenere d'occhio. Ma non corriamo e andiamo avanti passo dopo passo. Voi cosa avete puntato per quest'estate? Comprerete qualcosa oppure vi affiderete al vostro backlog? Tanto lo so che avete decine e decine di giochi da iniziare, ma intanto continuate a comprare al day one. Tranquilli, non siete soli. Io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto nei commenti. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate poro. Io sono il Duragosto, Michele Settembre, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto.
come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Poracci! Ci!